Pagnotta, un'edizione che fa ben sperare, però le richieste lei le ha fatte oggi e mi sembrano tutte legittime. Andiamo avanti così? Le richieste sono le solite, però parliamo senza fare tanto trionfalismo. Questa edizione nessuno se l'aspettava. Ripeto, ho detto in precedenza, attenzione, questo non è il festival soltanto di Tony Bennett e Lady Gaga, i fatti ci hanno dato ragione, presenze incredibili anche degli altri concerti, ricordiamoci che poi che quell'incasso che supera il 1,5 milioni è 9 sere su 10, perché la serata di questa sera è gratuita. Anche al Morlacchi abbiamo altre presenze, il prossimo anno voglio il pavone. Grazie. Un attimo, la rivelazione in realtà lei l'ha detto, è stata Alicia? Beh, ma io questo lo sapevo. Lo so che lo sapeva. Perché ne ho parlato proprio un anno fa con il presidente del Berkeley, ci siamo accordati per il trentennale e ha detto ti mando gratis il gruppo di Alicia, che ricordo è stata una nostra allieva nel 2009. Le Kleenex, ancora un'ultima battuta, davvero le Kleenex, Pagnotta, che lei ha chiesto che siano davvero istituzionalizzate, ma proprio come scuola sarebbe il caso qui in Umbria? Anche. Beh, a un certo punto ho precisato, non possiamo fare la domanda tutti gli anni, perché se no la cosa non funziona, mi fate perdere il sindaco, io devo dire una cosa importante, lo sapevo io. Ah no, è qui.